Siamo a Palazzo Ferraioli per un convegno di natura molto interessante. Tema portante la nutrizione, però come nutrirsi meglio tutti quanti affinché le risorse possano finalmente bastare per tutti. Allora, cominciamo la nostra serie di interventi e andiamo a parlare col segretario generale della Fondazione USA Italia per capire oggi nel merito che cosa significa nutrirsi meglio per avere risorse abbastanza sufficienti per tutti, per la popolazione mondiale. I dati internazionali delle Nazioni Unite indicano un drammatico incremento della popolazione da qui alla fine del secolo, almeno 2 miliardi di persone in più, che però saranno concentrati quasi tutti nell'area dell'Asia, quindi soprattutto Cina e India. E quello che è allarmante è l'incremento anche drastico del consumo di carne in questi paesi, perché sono paesi dove il cibo è considerato un simbolo del successo, e quindi, come era da noi nel dopoguerra, la carne è qualcosa che indica il successo sociale anche di questi paesi. Però consideriamo che per ogni chilo di carne ci vogliono 15.000 litri d'acqua, per un chilo di pane ne bastano 1.000. E quindi, se questi paesi assumeranno una quantità di consumo, come purtroppo il trend ci sta indicando, che porterà a moltiplicare per 2, 3, 4 volte la quantità di carne pro capite, noi andremo di fronte a questioni, problemi purtroppo di natura geopolitica estremamente preoccupanti, come crisi idriche e altre emergenze di cui il pianeta sicuramente già sofferente non ha alcun bisogno. Quindi è proprio giusto dire che il timore è proprio che se dovesse essere verificata l'ipotesi di nuove guerre, sarebbero per l'acqua e non magari per altri fattori che sono stati invece quelli che le hanno scatenate fino ai nostri giorni. Esatto, esattamente, in quanto vi è un incremento a livello internazionale di necessità di consumo, di produzione di cereali, di soia, ma attenzione, non destinati al consumo umano, ma semplicemente a sfamare gli animali destinati alla macellazione. 36 dei 40 paesi più poveri del mondo esportano tutti i loro cereali negli Stati Uniti, invece che sfamare le popolazioni. E il 90% di questi cereali esportati non è mangiato dagli americani, ma serve semplicemente a nutrire gli animali da macellazione. Pensiamo alla quantità di acqua e di risorse che tutto questo comporta, e questo squilibrio a livello mondiale chiaramente non può essere tollerato dal pianeta in una prospettiva di medio e di lungo termine. So che è forse anche troppo ambizioso pensare che da oggi possano nascere delle risoluzioni, però perlomeno possiamo tentare di tracciare un percorso. Il suo punto di vista personale su questo, cioè quale può essere a medio, a lungo termine, l'eventuale soluzione? L'Expo sicuramente è molto importante, perché si parla di nutrizione e questi problemi emergono, ed emergono non soltanto tra la cittadinanza, quindi la società che ha bisogno di un'educazione alimentare, però è quello che è importante, che essendo dei problemi appunto planetari, l'attenzione venga posta anche a chi ha la cosiddetta governance, chi governa non soltanto i singoli paesi, ma gli organismi internazionali e sovranazionali. Quindi credo che, con un moderato ottimismo, se dall'Expo e da eventi di questo genere si prende consapevolezza di quanto rischioso sia questo trend che si sta sviluppando, penso che da questo possa venire forse anche un contributo a una maggiore regolazione, o comunque a un intervento un po' più incisivo riguardo queste prospettive.